pomeriggio. Virtus batte il fanalino di coda Taormina grazie ad un gol messo a segno a 2 minuti dal 90esimo dal neo entrato Pino e torna a sperare in un posto nella griglia playoff. La formazione barcellonese infatti con i 3 punti conquistati si porta a 4 lunghezze dalla 5ª posizione della classifica. L'11 allenato da Raffaele però deve sudare le proverbiali 7 camicie prima di avere ragione di un Taormina ridotto in 9 uomini e che ha venduto cara la pelle prima di arrendersi ai giallorossi. I padroni di casa provano subito a sbloccare la partita e al 13esimo Isgro serve in area Biondo che fa tutto bene tranne la conclusione che non inquadra lo specchio della porta. La porta i padroni di casa non la centrano nemmeno 7 minuti dopo quando sugli sviluppi di uno schema da calcio d'angolo il pallone giunge ad Isgro che al volo di sinistro lo spedisce alto sopra la traversa. La pressione dei locali aumenta ancora di più e al minuto 23 il difensore del Taormina Mammone ferma regolarmente Biondo lanciato a rete beccandosi di fatto il cartellino rosso dal signor Gugliandolo di Messina. Il successivo calcio piazzato battuto da Biondo non produce poi l'effetto sperato. L'Igea prova comunque a sfruttare la superiorità numerica e alla mezz'ora di gioco ancora Biondo potrebbe sbloccare il match, ma il suo tentativo a giro col destro accarezza la parte superiore della traversa. Prima del riposo la compagine di casa torna a farsi minacciosa quando una conclusione dal limite dell'area di Lanza costringe Scalia a compiere gli straordinari. Nella ripresa non cambia il canovaccio del match con l'Igea protesa in avanti alla ricerca del gol e dopo 4 minuti Seraino approfitta di un errato disimpegno di Filistad ma solo davanti al portiere si fa clamorosamente respingere in angolo la conclusione ravvicinata. Nonostante l'occasione sprecata i barcellonesi non si perdono d'animo al 53esimo un sinistro dai 16 metri di Lanza sorvola di pochissimo la traversa della porta difesa da Scalia. Poi al minuto 66 il Taormina rimane addirittura in 9 uomini quando Isgro lanciato verso l'area di rigore avversaria viene steso dal difensore Cannizzo che si becca il rosso diretto dal fischietto messinese lasciando i suoi con la doppia inferiorità numerica. Ligia Virtus assedia la metà campo avversaria e per 2 volte i giallorossi provano a scardinare la difesa taorminese. Prima con un colpo di testa del neoentrato Paolo Genovese che si perde di poco alla sinistra di Scalia e poi con un tiro dal limite dell'area di Seraino che non c'entra il bersaglio per questioni di centimetri. La porta Ligia la centra invece al minuto 88 quando una conclusione da fuori area di Cardia non viene trattenuta dal portiere con Pino che si avventa come un falco e di testa mette in rete il pallone che fa esplodere di gioia i tifosi del Dalcontres. Premiati dunque gli sforzi dei barcellonesi che dopo diversi tentativi trovano il gol liberatorio con il neoentrato Pino. Bravo a firmare così il vantaggio igeano e il suo primo centro con la maglia giallorossa. L'1-0 finale consegna dunque all'Igea Virtus la 3ª vittoria consecutiva, 8ª complessiva in campionato e il 32esimo punto in classifica che consente ai barcellonesi di portarsi a +7 sulla zona playout e a -4 dagli spareggi promozione.